Salve a tutti, eccoci qua. Il video di oggi si apre con una domanda che cercherà di stimolare la vostra fantasia. Riuscite ad immaginarvi una lumaca che non ha poi tanta voglia di camminare? Se la risposta è sì, allora avrete più o meno a grandi linee in mente qual è la velocità con la quale passano le prime ore di... Esatto, Atelier Totori. Ora, mi rendo conto che questa premessa non preannunci niente di buono, almeno da come l'ho detta, non è che prometta fuoco e fiamme, però devo ammettere che per me, che sono totalmente inesperto a proposito di questa serie, ero totalmente nuovo all'acquisto di un gioco della serie Atelier, a parte questo primo approccio molto lento, per essere il primo gioco appartenente a questa serie che va avanti da moltissimi anni, devo dire che ne sono rimasto pienamente soddisfatto, o quantomeno sotto alcuni aspetti molto importanti. Stiamo parlando qui di un JRPG dall'anima decisamente strategica, insomma a turni, per capirci esattamente come erano i turni di Final Fantasy X, che però affianca delle meccaniche piuttosto classiche e sempre ben volute un altro aspetto molto importante del gameplay, ovvero la professione, chiamiamola così, della nostra protagonista, che riguarda l'alchimia. Lei infatti è una delle pochissime alchimiste presenti nel mondo di Atelier Totori, o meglio della saga di Atelier Totori, che è composta da 3 capitoli. Io sono capitato nel mezzo, però vi assicuro che non è assolutamente un problema. Il comparto grafico di questo titolo non esalta certo dal punto di vista puramente tecnico, in quanto gli ambienti sono spogli, i modelli dei personaggi non sono poi così curati, e mi sto riferendo sia agli NPC più semplici, anche quelli meno importanti, sia ai nemici, e in generale le ambientazioni sono un po' spoglie, sì, molto colorato, ma in generale è tutto molto piatto. Cosa che però cozza tremendamente con quel senso di magia e di avventura che i tanti, forse troppi dialoghi cercano di instillarci, e soprattutto dal fatto che poi, tolta dal punto di vista grafico in 3D, se vogliamo dire così, vi è tutta la parte disegnata in stile anime, che invece regala sia con le still dei personaggi che si alternano durante i dialoghi, che purtroppo sono poche, sia a volte delle immagini di sfondo particolari che riassumono una certa situazione, e in cui veramente c'è una gioia per gli occhi. Sono disegni veramente molto belli, veramente molto fighi. Per quanto riguarda il gameplay vero e proprio, purtroppo mi tocca segnalare la presenza del fattore tempo. Ammetto di non essere mai stato un grande amante dei giochi che includessero all'interno del loro gameplay il timer, non riesco proprio a sopportarlo. Anche in titoli come Lightning Return, in cui sì, mi sono divertito, ho apprezzato l'opera in generale, essendo comunque sempre stato piuttosto affezionato alla trilogia di Final Fantasy XIII in generale, ma anche lì è riuscito a darmi sui nervi. In Atelier Totori, tuttavia, devo ammettere che questa situazione è resa in maniera abbastanza gestibile, con un classico calendario che scandisce il tempo che trascorre tra le vostre varie azioni in giro per il mondo, e ogni combattimento, ogni spostamento da una zona all'altra, perché non è un mondo aperto ma è suddiviso in zone, e ogni raccolta degli ingredienti che poi serviranno alla nostra dolce protagonista per creare nel suo laboratorio gli oggetti, consumeranno via via una porzione delle giornate che devo dire trascorrono anche piuttosto in fretta. Da buon JRPG, Atelier Totori ci presenta una mistura di missioni secondarie piuttosto numerose, ma
troppo anche piuttosto monotone e simili tra loro, oltre che si ripetono pare, che però dimostrano, in particolar modo queste qui, ma in generale la storia tutta, ma queste secondarie soprattutto, ci dimostreranno l'importanza della gestione del nostro tempo, poiché non tutte, ma la stragrande maggioranza, hanno una data di scadenza entro la quale bisogna portare a termine il nostro compito. Se riusciremo a farlo, tra l'altro con largo anticipo, verremo ricompensati con un premio ancora maggiore a quello previsto. Sì, ma alla fin fine, stringi stringi, in questo Atelier Totori, che cacchiarola si fa? Beh, è molto semplice. Le vicende dei protagonisti sono incentrate sulla vita di avventurieri, che in questo mondo di Harland a quanto pare sono da lungo tempo accettati e regolamentati. Però ogni avventuriere, proprio perché deve essere iscritto ad un particolare albo, deve essere degno della sua professione. Viene rilasciata infatti una licenza che di tanto in tanto deve essere sempre aggiornata e soprattutto migliorata, altrimenti ci verrà tolta dalla gilda, insomma dall'ente preposto, ed è qui che sta il nocciolo principale di Atelier Totori, ovvero riuscire ad accumulare un tot di punti necessari ad avanzare di livello come avventurieri entro, anche qui, una data di scadenza, un tempo limite, insomma. La dovuta premessa è che io non ho ancora terminato totalmente il gioco, non sono quindi arrivato ad una delle possibili ending, però una cosa la devo dire, cioè che è piuttosto ben bilanciato. Il party è formato classicamente da tre personaggi, ognuno dei quali ha delle certe particolarità, delle abilità specifiche, equipaggiamenti personali, in cui vi è il ruolo principale della nostra cara protagonista, che in quanto alchimista può, e soltanto lei, utilizzare gli oggetti durante la battaglia. Cosa che, soprattutto all'inizio, mi ha un attimo destabilizzato, ma devo dire che ho apprezzato non poco. Non a caso, infatti, quando Totori è sotto attacco, il gioco ci dà l'opportunità, tramite la pressione di L1 o R1, di scegliere uno dei suoi due compagni tanto in tanto per poterla difendere dagli attacchi nemici. A questo punto non mi rimane che parlarvi dell'aspetto sonoro del gioco, che da una parte soddisfa decisamente tramite delle host molto molto orecchiabili, sempre azzeccate, che sono praticamente molto immersive durante la nostra avventura per tutto il mondo di Harland, in particolar modo questa qua. Sì, la Victory Fanfare, che è veramente deliziosa. Così come deliziosi sono alcuni, e ripeto, alcuni dei doppiatori, specialmente le ragazze. Le ragazze, Totori in modo particolare, sono doppiate veramente bene. Purtroppo ciò non si può dire per quanto riguarda i personaggi maschili, che spesso e volentieri lasciano davvero tanto a desiderare in quanto a doppiaggio. Dunque, in ultima analisi, cosa si potrebbe dire di Atelier Totori? Beh, in conclusione posso tranquillamente affermare che Atelier Totori è un titolo che posso tranquillamente consigliare a tutti coloro che hanno voglia di introdursi a questa saga, perché, ripeto, io, totale novizio, mi sono trovato davvero molto bene. Certo, sarebbe meglio recuperare il primo capitolo a questo punto, cioè Atelier Rorona, però diciamo che va bene comunque, non ci sono troppi problemi per l'utente che arriva in corsa. Non è un titolo eccellente, questo no, soprattutto per la sua tanta mole di dialoghi, è molto pesante, è un gioco molto pesante, che però, se giocato non intensivamente, secondo me, bisogna lasciarlo respirare, allora può dare un sacco di divertimento. L'ultima cosa che voglio di nuovo segnalare, comunque l'ho già detto prima, ma è il fattore tempo. Ragazzi, state attenti, perché
giochi che hanno il timer all'interno delle loro meccaniche sono molto molto condizionati da questa cosa, e Totori non sfugge a questa legge. Quindi occhio, perché se esattamente come me questo particolare fattore vi dà abbastanza noia, potrebbe risultare molto più pesante di quello che già è portare a termine questo titolo. Se proprio devo dargli un voto, non che a me riesca tanto bene farlo, ma direi che un 7 più se lo può meritare tranquillamente. E detto ciò, vi saluto dicendovi però una cosina, e cioè che avete visto nel video precedente di Dark Souls il banner a fine video: prossimo video Atelier Totori. Beh, ho fatto una stronzata, perché a meno che non siano video che abbiano una sequenza ben precisa, non mi conviene far così. Quindi per adesso vi dico soltanto alla prossima, senza dirvi nulla su ciò che andremo a discutere. Grazie dell'attenzione, iscrivetevi, lasciate un mi piace o un commento.